io credo che il Comune avrebbe dovuto impegnarsi nell'incontrare i ragazzi e trovare una soluzione. La soluzione per togliere dall'illegalità la situazione mantenendo il valore sociale di quell'edificio può essere anche quello di aiutare i ragazzi a creare un'associazione che responsabilmente assuma la gestione del di Cascina Ponchia. Questo lo si può fare benissimo e lo si fa in tante città in Italia. È una cosa che viene detta comunemente, ogni convegno che si fa sul recupero di zone dismesse propone esempi di autogestione, di gestioni date ad associazioni. Allora il punto d'incontro tra una situazione che è in questo momento illegale e le esigenze di un quartiere, le esigenze dei giovani, lo si può trovare in questo modo. La sistemazione degli spazi viene scalata da un eventuale canone che comunque resta molto basso e simbolico. Non si capisce perché questo tipo di progetti non siano stati nemmeno presi in considerazione. Mi interessa rimarcare per la terza e ultima volta, e poi chiudo, che per questa cifra, che ripeto non è alta, non risolve alcun problema, si mette in campo, si mette in gioco, o meglio si perde, un altissimo valore sociale. La parola sgomberare. Adesso io mi chiedo, non lo so, e quindi io mi rimetto anche le cose che magari il sindaco e l'assessore di riferimento ci diranno, se è stato intavolato una discussione, un incontro, anche solo così, a latere di questa decisione che ormai avete assunto, con chi quello spazio lo occupa. È vero, al di là delle regole, ma non mi pare, e mi chiedo appunto se questo incontro ci sia stato, se almeno abbiate voluto, anche solo per educazione e cortesia, sentire le opinioni di qualcuno che comunque rappresenta un'esperienza di quel quartiere. Al punto che, e questo lo dico al Presidente Petralia, che non mi pare affatto che ci sia una manifestazione di dissenso del quartiere o che ci sia un disagio che il quartiere vivrebbe a fronte di questa pretesa occupazione, tale che non vi sarebbe una sollevazione popolare se venisse sgomberata. A me pare che si tratti invece di giovani che risiedono nel quartiere, di famiglie che risiedono in parte significativa del quartiere, che quindi quella realtà la conoscono bene e che esprimono un bisogno che io non devo spiegare, perché l'hanno già fatto molto meglio di me i miei colleghi, in particolare i colleghi che abitano nello stesso identico territorio. Forse il valore della coesione sociale non è soltanto laddove il Presidente Petralia ritiene che risieda, ma forse anche proprio nella capacità di un quartiere di accogliere e di dare gli spazi che servono ai propri giovani, che in questa città purtroppo, che ci piaccia o non ci piaccia, chiunque amministrerà nei prossimi mesi dovrà fare i conti, mancano, e lo sappiamo tutti, mancano questi spazi, mancano in particolare lì, ma mancano un po' dappertutto. Gli spazi che abbiano un'identità, che abbiano la capacità di fare le attività che ci sono state ricordate da chi ha letto il loro messaggio, delle attività rilevanti che non sono semplicemente prendere e andare in un bar a bersi un bicchiere, ma che significa costruire una rete di relazioni, costruire iniziative che hanno una valenza sociale e culturale, cose che forse a voi non sono così familiari. Io credo che se dei ragazzi si occupano del bene comune della loro città e provano a metterci la faccia, non c'entra la destra e la sinistra, credo che portiamo a casa dei risultati tutti qui dentro. Va bene. Oggi noi in questo momento voteremo gli ordini del giorno e voteremo un ordine del giorno che di fatto chiude la discussione ad un incontro successivo, perché fa esplicito riferimento ad una gestione dell'ordine pubblico che non ci sembra assolutamente proficua in queste condizioni. Grazie. Invito nuovamente l'amministrazione a un incontro con i ragazzi, ma non dopo lo sgombero, ma da fare subito, avrebbe già dovuto avvenire questo incontro, per trovare dov'è il punto che possa soddisfare i ragazzi e metterli in condizioni di legalità. Secondo me questo è l'impegno che un'amministrazione che tiene al bene dei suoi cittadini deve compiere, è uno sforzo importante e il punto d'incontro lo si può trovare. Deve essere l'amministrazione composta da adulti e da persone navigate che hanno esperienza non solo politica, hanno esperienza di vita alle loro spalle, a scegliere il dialogo per prima, a fare il primo passo. Non si può pretendere da chi magari ha l'irruenza dell'età e con quella affronta le questioni avendo... Cascina Ponchia è un edificio non strategico, eppure un edificio in un quartiere estremamente significativo, che ha significato per questa nostra comunità una vera scommessa,
una scommessa vinta e uno sguardo verso il futuro. È un luogo dove in questo momento succedono tutte quelle cose che noi vorremmo, attività di volontariato, di associazionismo, di aggregazione, di solidarietà, attività che si intrecciano tra le generazioni, come io stessa ho potuto verificare. In realtà Cascina Ponchia ha anche tutti i presupposti per essere un incubatore, quegli incubatori che questa città, Smart City solo a parole, non ha ancora saputo creare. Un incubatore, una sede di co-working in qualche modo, o forse ancora di più un Fab Lab. Tutto ciò che voi, come amministrazione ad oggi, non siete ancora riusciti concretamente a sviluppare, a creare. Non avete offerto strutture e alternative in questo senso. Le persone che in questo momento stanno lavorando a Cascina Ponchia invece lo stanno facendo con le loro forze, con le loro energie, si sono presentati in modo molto chiaro. Siamo un gruppo di ragazzi e di giovani che non hanno lavoro, che studiano e che hanno lavoro. Quindi anche in questo senso un gruppo misto estremamente significativo. Secondo noi Cascina Ponchia è strategica per quello che è, perché cosa ci sta succedendo? Casa Suardi in questo momento è occupata, non Cascina Ponchia occupata, e credo che il collega Ribolla sia andato un po' fuori tema. Mi sembra fuori tema stabilire se è più simpatico chi va in discoteca o chi va in Cascina Ponchia. Io ritengo che sia simpatico chi va in discoteca, chi va in Cascina Ponchia e chi va da tutte e due le parti. Ma una cosa importante è capire perché per voi Cascina Ponchia non è strategica, e capirlo significa raccontarvi. Voi non credete nella nostra comunità, voi non credete in questa città, voi non credete nella solidarietà e voi semplicemente vendete perché vi è comodo.